Poracci, siete pronti a rimanere indignati per colpa di questa classifica? Probabilmente no. In ogni caso, ci vediamo questa sera alle 21:30 per parlarne insieme sul sito Viola. Dai che sono curioso di sapere quali sono i vostri episodi preferiti. Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, grandissimo Paolo che come un fulmine scrive tutto maiuscolo Max Payne, mentre Dash mi ha fatto morire con Ratatouille Eternal, così come Francesco cita giustamente il titolo completo, Mouse Payne, The Fall of Max Poro. Capolavoro. Bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte bagnate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mettendoli in ordine di valore crescente. Quello di oggi sarà un video ricchissimo di commenti indignati, perché ho deciso di rispondere a una domanda che mi fate in continuazione. Qual è il migliore Super Mario in tre dimensioni? Un quesito molto semplice ma che necessita di una risposta tutt'altro che banale. Questo perché con i platform in tre dimensioni dell'idraulico italiano si casca sempre in piedi ed è impossibile andare a pescare un titolo che oggettivamente primeggi su tutti gli altri. Metteteci poi che ognuno lega i videogiochi, i suoi gusti personali, ma anche il proprio vissuto ed ecco che le cose si complicano ulteriormente. Quindi oggi vi proporrò la mia classifica e cercherò di spiegarvi nel miglior modo possibile il perché di ogni posizione. Ma mi raccomando, non prendetevela perché, ve lo ripeto, tutti questi capolavori sono giochi che vanno provati almeno una volta nella vita, anche quelli che sono in fondo alla classifica. Io comunque rimango curioso di sapere le vostre posizioni e vi aspetto nei commenti o anche questa sera in live. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a prendere parte alla conquista non violenta di YouTube Italia con dei gesti semplicissimi. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, senza dimenticarvi di seguirmi sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Non so perché, ma ho come l'impressione che ogni singola posizione farà discutere molto, ma voglio essere coraggioso e iniziare. Per me, in nona posizione, il peggior Super Mario in tre dimensioni è Super Mario Sunshine. Sia chiaro, adoro il GameCube e conservo dei ricordi bellissimi legati a Super Mario Sunshine, un titolo che all'epoca attesi con impazienza spasmodica e appena uscito mi giocai tutto d'un fiato. Oggi però, a mente fredda e dopo aver rigiocato Sunshine all'interno della 3D All Stars, ci si rende conto non solo che il gioco non è invecchiato nel migliore dei modi, ma che presenta delle problematiche estranee a tutti gli altri titoli della serie, anche a quel Super Mario 64 che lo aveva preceduto. Il sistema di controllo non sempre reattivo e una gestione della telecamera che avrebbe necessitato di una bella riscrittura sono solo due dei difetti più lampanti che affliggono la produzione. Così come l'idea di rivoluzionare il gameplay tramite l'introduzione dello Splat 3000 sulla carta è fenomenale, ma risulta una meccanica non sempre implementata a dovere. Dalla sua però Sunshine è uno dei giochi più coerenti in assoluto per quanto riguarda il world design, ed è forse l'unico capitolo a presentare una coesione così marcata tra il tema principale dell'episodio, che potremmo definire come Mario va in vacanza, e tutti gli ambienti di gioco. A questo però si contrappone una linearità di obiettivi e missioni che a molti giocatori è risultata indigesta. È chiaro che lo sforzo principale del team capitanato da Koizumi era quello di proporre qualcosa di completamente nuovo e non un Super Mario 64 2, e Sunshine alla fine è proprio questo, un esperimento che tenta di allontanarsi in tutti i modi dalla totale libertà creativa propria di quel gigante che lo ha preceduto. Sotto molti aspetti ci riesce, costruendo una sua identità visiva inconfondibile, fatta di un sole scottante, un'acqua cristallina e colori sgargianti, almeno a fine gioco. Rimane però un episodio sporcato da troppe imprecisioni e credo il meno divertente in assoluto di tutti i Super Mario in tre dimensioni. Ottava posizione per un remake. Super Mario 64 è un rifacimento che supera l'originale sotto molti punti di vista, eppure nel complesso l'esperienza non riesce a raggiungere le stesse vette qualitative assaporate su Nintendo 64. Sulla carta infatti abbiamo un remake che aggiunge tonnellate di contenuti nel tentativo di espandere e perfezionare la formula originale. Sembra assurdo da dire, ma il salto qualitativo compiuto dal nuovo motore grafico è impressionante e per quanto l'immagine sia molto più pixelata dell'originale, colori e modelli poligonali sono su un altro pianeta rispetto a quanto visto su Nintendo 64. Aggiungiamoci che poi anche il gameplay del titolo DS portava con sé tantissime novità, tra
cui un vero e proprio sogno bagnato dei giocatori di vecchia data, ovvero nuovi personaggi giocabili, tra i quali figurava anche Luigi, un'aggiunta che finalmente tranquillizzava tutti quelli che negli anni avevano provato senza successo a sbloccare il fratello di Mario. Vanno citati poi nuovi stage, nuove stelle e anche l'aggiunta di simpatici minigiochi che facevano un uso abbastanza innovativo del touchscreen del DS. Ecco, questo è il più grande limite del remake. Si vede che è un titolo inteso come biglietto di presentazione di una console, un gioco nato dalla voglia di voler impressionare, piuttosto che dalla reale esigenza di aggiornare un classico della storia del videogioco. Le aggiunte, per quanto gradite, risultano male integrate all'interno del gameplay, dove i livelli rimangono chiaramente cuciti su misura sulle capacità di movimento di Mario e non dei nuovi personaggi, ma sono i controlli a rappresentare il vero passo indietro rispetto a Super Mario 64. L'assenza di uno stick analogico mette in evidenza tutti i limiti strutturali del DS e del suo D-pad, e la fluidità di movimento sperimentata su Mario 64 si annulla completamente in un sistema di movimento che rende macchinosi e poco reattivi anche dei semplici cambi direzionali. E questo, secondo me, è un aspetto cruciale che fa crollare drasticamente la godibilità di Super Mario 64 su DS rispetto all'originale. Un gradino sopra, in settima posizione, c'è l'altro Super Mario in 3D per console portatile, ovvero Super Mario 3D Land. Un ottimo connubio tra le due anime principali della serie di Mario, che però presenta qualche eccessiva semplificazione. 3D Land ha il grandissimo pregio di essere una sorta di anello di congiunzione tra il gameplay dei Mario in 2D, incarnati dal Land nel titolo, e gli episodi tipici delle console casalinghe, quelli in tre dimensioni. Vedere per la prima volta su una console portatile un Mario pensato da subito in 3D era un sogno che diventava realtà, e questa volta, a differenza del remake di Super Mario 64 per DS, il titolo era cucito su misura per le potenzialità del 3DS. Si tratta infatti di uno dei pochi titoli dell'intera libreria della portatile Nintendo a sfruttare in modo intelligente il 3D stereoscopico della console in dei livelli pensati ad hoc per questa feature. Geniale anche l'idea di presentare livelli brevi e compatti, ideali per il gaming mordi e fuggi tipico delle console portatili. Insomma, in 3D Land c'è la volontà di riscrivere le coordinate dei Mario in 3D adattandole alle potenzialità del 3DS, ma a volte i limiti imposti dalla console portatile si percepiscono eccessivamente. Se l'assenza di controllo sulla telecamera rimanda comunque all'impostazione da side-scroller, si percepisce un'eccessiva semplificazione del moveset di Mario, e sebbene le possibilità di movimento rimangano comunque numerose, nel 90% dei casi il salto base sarà la soluzione preferibile in ogni contesto. Anche la world map è la più lineare di sempre, anche dei titoli apparsi su NES. 3D Land rimane comunque un titolo ricco di soluzioni geniali e piccole innovazioni apportate ripescando a piene mani dalla storia della serie, ed è anche un titolo discretamente impegnativo una volta entrati nel post-game. Forse il suo più grande difetto è che una volta provato 3D World ci si rende conto di quanto il 3D Land abbia delle ottime intuizioni, ma che rimangono tali, dei concept declinati in modo molto più convincente nell'episodio per Wii U. Ma non è ancora giunto il momento del 3D World, perché abbiamo in sesta posizione un nome che potrebbe far arrabbiare molti. Il titolo che ha introdotto e reinventato il concetto stesso di tridimensionalità all'interno del gaming, Super Mario 64. Potrei parlare per ore dell'importanza che Super Mario 64 ha rivestito nel mondo dei videogiochi, e vi rimando al video dove ormai più di un anno fa provai a raccontarne la storia dello sviluppo. Dirò solo che rigiocare oggi a Super Mario 64 è un vero e proprio tuffo al cuore. Da una parte sì, bisogna essere obiettivi ed ammettere che il titolo non è invecchiato nel migliore dei modi, ma questo perché ha gettato le basi di tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Giochi che con il passare degli anni non hanno fatto altro che presentare le stesse idee ma realizzate in modo più moderno. Il fatto che ancora oggi Super Mario 64 sia uno dei titoli più apprezzati dalla community degli speedrunner e su cui ancora vengono fatte scoperte che rivoluzionano completamente la percezione che si ha del titolo, la dice lunga su quanto sia immortale e rivoluzionario il suo sistema di controllo. Posizionarlo qui, praticamente a metà classifica, secondo me è la scelta più corretta per sottolineare la centralità che Super Mario 64 ha rivestito e continua a rivestire nel mondo intero dei videogiochi, e non solo nell'ambito dei platform di Mario. La quinta posizione è un po' un extra, perché non si tratta di un vero e proprio gioco, ma di una sorta di appendice
apposta nella riedizione di Super Mario 3D World. Mi riferisco ovviamente a Bowser's Fury. Il titolo l'ho inserito anche nella mia lista dei giochi dell'anno 2021 e più penso a questa piccola espansione, più sono emozionato per quello che potrebbe essere il futuro di Super Mario. 3 ore di gameplay che dimostrano come una formula ormai consolidata abbia ancora molto da dire e possa espandersi prendendo contaminazioni ludiche anche da generi diversi. In questo caso è l'open world puro a infettare il classico gameplay di Mario, una formula in realtà più volte incontrata nei platform in 3 dimensioni dell'idraulico, ma che in Bowser's Fury raggiunge la sua massima espressione. Ci sono degli elementi che andrebbero aggiustati, come la ripetitività degli incontri con Bowser, ma l'esperimento sembra veramente il punto di arrivo di una traiettoria iniziata con Super Mario 64 e terminata con Odyssey, ed apre a degli scenari a dir poco interessanti. Speriamo che Nintendo sappia raccogliere quello che ha seminato con Bowser's Fury. E a questo punto, in quarta posizione, è giunto finalmente il momento di Super Mario 3D World, uno degli episodi più sottovalutati in assoluto. Meno male che c'è stata la riedizione su Switch di questo capolavoro Wii U, non solo perché ci ha permesso di giocare a Bowser's Fury, ma perché ha consentito a tantissimi giocatori di riscoprire uno dei migliori Mario in 3D, in una versione ricca di migliorie e piccole aggiunte. Se c'è una cosa impressionante di 3D World è che, nonostante sia uscito originariamente nel 2013, quasi 20 anni dopo Super Mario 64, si tratta di un titolo fresco e innovativo che prende a piene mani dalla storia della serie ma non risulta mai, neanche per un secondo, derivativo o poco ispirato. Difetti che purtroppo si percepiscono negli episodi del filone 2D New. Addirittura anche i livelli bonus sono così divertenti e ispirati che hanno fatto da base per un titolo nuovo di zecca, ovvero quello di Captain Toad. Rispetto al 3D Land, nel World c'è veramente l'impressione che 2 filoni principali si incontrino in un mix definitivo. Il multiplayer è quello di Super Mario Bros. 2. La world map non sfigura nei confronti dei passati mondi di gioco e i livelli, seppur conservando la struttura mordi e fuggi dei titoli per console portatili, si aprono a delle sezioni ben più complesse che a tratti sfociano in delle mini zone dove vagare liberamente. Colorato, divertente e dal livello di sfida bilanciato per tutti i tipi di giocatori, Super Mario 3D World è un titolo che tutti dovrebbero avere nella propria libreria Switch, anche se già si possiede la versione originale. Siamo arrivati sul podio, ma la terza e la seconda posizione ve le devo dire insieme. Per me separare Galaxy 1 dal 2 è praticamente impossibile, e se mi chiedete quale preferisco, probabilmente la mia risposta cambia di giorno in giorno. Quale penso oggi che sia il migliore? Beh, forse è il caso di dare spazio all'originalità e mettere in terza posizione Galaxy 2. Ce ne fossero di more of the same del genere, in realtà Galaxy 2 presenta così tante innovazioni e differenze rispetto al predecessore che merita di essere considerato come un titolo a sé stante, ed è un vero crimine che Nintendo se ne sia completamente dimenticata nella celebrazione del 35esimo anniversario di Mario. Galaxy 2 riesce nel difficile compito di riutilizzare in modo intelligente delle solide basi, senza mai cadere nel riciclo spudorato o in dei momenti morti. Su molte cose entrano poi in gioco le preferenze personali. Preferite la world map lineare o l'hub di gioco dell'osservatorio? Un'impostazione narrativa più marcata oppure un semplice sottofondo all'avventura? Preferite un grado di sfida tarato verso l'alto come in Galaxy 2? Questi sono solo alcuni degli esempi che rendono i due Galaxy titoli estremamente diversi tra di loro, pur partendo da premesse identiche. C'è da dire però che il primo Galaxy ha rappresentato una ventata d'aria fresca nel genere dei platform impressionante, una di quelle rivoluzioni copernicane che raramente si vedono all'interno del medium videoludico, e in questa classifica ho deciso di far pesare il fattore innovativo, che per forza di cose viene a mancare in Galaxy 2. Vi rimando anche in questo caso all'approfondimento che ho fatto sul titolo. Dalla storia del suo sviluppo al prodotto finale ho già raccontato tutto quello che secondo me rende Galaxy un capolavoro della storia del videogioco, un titolo che ha riscritto in modo geniale l'azione base del platform, quella del salto. Galaxy è semplicemente un gioco epocale. Ma nonostante tutto, in prima posizione non abbiamo Galaxy, ma Super Mario Odyssey. Questo è per me quello che potremmo definire come il platform definitivo tra i giochi di Mario. Scrivendo questa classifica ho realizzato quanto la forza di ogni singolo episodio di Mario risieda in gran parte nel saper
fare tesoro di una tradizione fatta di eccellenze, e Odyssey senza ombra di dubbio è il pinnacolo di questa impostazione. Un game design che guarda sempre al passato ma è costantemente proiettato verso il futuro. Una fabbrica inesauribile di idee che, nonostante si porti alle spalle oltre 20 anni di tradizione, continua a sorprendere con soluzioni innovative e divertenti. L'introduzione di Cappy è quell'espansione perfetta del moveset tentata già in Sunshine, ma che all'epoca non convinse appieno. Qui la libertà di movimento è impressionante e, unita alla libera esplorazione dei vasti livelli di gioco, si traduce in un approccio sandbox che è la quintessenza di quanto proposto in via sperimentale con Super Mario 64. I classici power-up cedono il posto alle catture, più varie ma molto spesso contestuali, e la tradizione dei livelli spezzettati in missioni, culminata prima con i Galaxy e poi con 3D World, qui rivive in un'anima da collectathon sparita dagli anni 90 in poi. Giocare Odyssey è come ritrovarsi in un parco giochi che è una festa continua, un'esplorazione spaziale che allo stesso tempo sa di casa e di famiglia. È vero, molti hanno criticato l'eccessiva eterogeneità delle ambientazioni di gioco, l'inconsistenza del level design e la sovrabbondanza di lune, ma per me questi sono tutti punti a favore di un gioco che mi ha naturalmente invogliato a esplorare ogni singolo centimetro calpestabile, a tentare di raggiungere le piattaforme più distanti e a collezionare ogni singolo segreto sparso dietro ogni angolo. Per me Super Mario Odyssey è il Super Mario definitivo, almeno fino a quando non uscirà un eventuale seguito. C'è tanto spazio per migliorare una formula che però per me è già perfetta così. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo listone. Se volete ci vediamo in live questa sera alle 21:30 sul sito Viola per parlare assieme della mia classifica ma anche delle vostre preferenze. Altrimenti, come al solito, ci vediamo domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma intanto nerdate duro. Io sono il Poro Super, Michele Mario 3D, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mi raccomando, in ogni caso, fate bravi, nerdate duro, riposatevi e poi nerdate duro.